Buonasera e benvenuti al nostro corso che riguarda le novità del regolamento che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio, la figura anche del Data Privacy Protection Officer, ma in particolare quello che segnalo come saluto introduttivo è l'idea che troverete nel panel dei nostri docenti delle articolazioni che sono un po' uniche nei panorami formativi. Il panorama formativo italiano è legato normalmente a delle classi di laurea obsolete, perché ahimè non esistono lauree che abbiano ingegneria, informatica, economia, diritto. Adesso c'è un tentativo di riforma delle classi di laurea, basterebbe una laurea triennale con all'interno questi quattro expertise per consentire poi di accedere anche a nuove professioni che non erano immaginate dal legislatore quando ha disegnato i corsi di laurea. E quindi, ahimè, ci tocca un po' recuperare questo gap di competenze nel post-laurea. E un po' le persone che sono qui presenti sono persone che ovviamente hanno delle competenze molto marcate in un sapere, ma per accedere alle, chiamiamole, nuove professioni della rete, in particolare in questo caso il trattamento dati personali sensibili e meno, occorrono altre competenze che vanno ad aggiungersi. E quindi l'articolazione del corso è fatta in modo tale che al termine si possa avere questa capacità di aver intrecciato dei saperi che in punto di partenza ciascuno di voi non ha, perché altrimenti non fareste questo corso. Oggi inizieremo con collega costituzionalista, amministrativista, la professoressa Anna Papa, ordinaria a Napoli, con cui tra l'altro abbiamo dei trascorsi nella stessa università per alcuni anni ancora, abbiamo dei progetti comuni. E verrà poi il segretario generale del Garante per la Privacy, il professor Giuseppe Busia. E ad esempio già oggi avete due esempi di assoluta complementarietà tra un accademico che ha una visione giuspubblicistica molto marcata, quindi di sistema, e un altro giurista, perché così è un giurista, che entrerà nel dettaglio, potremmo dire un po' giurisdizionale, anche se non è corretto parlare di giurisdizione in capo al garante per la privacy, e però poi alla fine il mondo dell'autoritis necessita di alcuni soggetti che siano il presidio attuativo non solo di vigilanza, ma anche di verifica della corrispondenza tra tutte le best practices, la compliance, il modo di attrezzarsi delle strutture pubbliche e private che devono sottoporsi al regolamento. E quindi chi meglio del garante per la privacy vi potrà già da adesso indicare operativamente quali saranno gli accorgimenti, in particolare la filiera normativa che sarà a monte alla base dell'implementazione dei principi del regolamento e di conseguenza dell'operatività delle varie aziende. E poi il programma avrà presenze giuridiche, economiche, ingegneristiche, informatiche, che mira a questo punto a darvi alla fine una certa competenza. Poi ci sarà un esame finale, un attestato, insomma, ragioniamo in termini di sapere più che di testi formali o attestati, perché tanto poi alla fine quando o in termini di assistenza o in termini di professionalità vi cimenterete o già vi state cimentando in questo comparto, non serve l'attestato, perché la responsabilità che alcuni di voi hanno o avranno non viene mitigata dalla presenza di un attestato, ma viene mitigata dalla diligenza, professionalità e in questi casi specifici possiamo dire anche perizia. Perizia, sapete, è quel tipo di diligenza che è richiesto a un professionista dentro un comparto specifico, che quindi non è una diligenza media, ma significa la conoscenza di quel sistema. Quindi è uno dei tanti modi per attrezzarvi un corso, non l'unico, perché in realtà è l'esperienza poi che farà la differenza, ma che in qualche modo anche nella scelta dei docenti e in particolare dei
partner che abbiamo coinvolto, cioè anche il patrocinio della Scuola dell'Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, il co-direttore scientifico accanto a me è il professor Salvatore Sica, che è consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense, nonché il vicepresidente della Scuola Avvocatura, ma è il presidente, nel senso il vicepresidente, come a dire, il CSM c'è un suo vicepresidente, semplicemente perché istituzionalmente è il presidente del CNF, che è il presidente anche della scuola, ma è di fatto a tutti gli effetti il referente della Scuola dell'Avvocatura. Quindi davvero benvenuti in questa nostra università, le lezioni si terranno in quest'aula, poi le alterneremo anche con l'aula master che sta al primo piano, tanto il programma vi viene analiticamente descritto. Rispetto ad altri corsi che stiamo già facendo, adesso ne facciamo uno particolarmente dedicato sulla sicurezza del dato sanitario, con il San Camillo Forlanini stiamo facendo un corso analogo ma più orientato al comparto sanitario. È utilissimo che sottoponiate i quesiti ai docenti d'aula, perché non abbiamo un percorso giurisprudenziale di applicazione della norma, perché è in una prima applicazione, ovviamente già esiste tanto, però soltanto attraverso le vostre domande si potranno segnalare anche agli studiosi e agli operatori, perché in questo caso abbiamo veramente fatto un mix rispetto alle qualità delle docenze, quelli che sono i problemi che loro stessi magari potrebbero fino a un certo punto aver preso in considerazione, ma attraverso una domanda possono affinare eventualmente una segnalazione e una risposta che diventa utilissima. Quindi che sia davvero un percorso, diciamo così, interattivo, e chiedo ai docenti, quindi magari adesso vedremo se lasciare 20 minuti, mezz'ora, dipende dal tipo di discorso che hanno impostato, per avere domande, risposte, eventualmente lasciare l'email, così che possono esserci anche domande successive e il docente, con un po' più di respiro, possa eventualmente dare anche delle risposte più compiute. Quindi questo strumento lo stiamo adottando nel corso, diciamo, gemello, quello che stiamo facendo a San Camillo, dove i docenti lasciano sempre l'email e consentono poi ai discenti di continuare il dialogo attraverso domande e risposte, che evidentemente le risposte sono anche più accurate perché sono messe per iscritto, quindi con una maggiore meditazione. Allora, davvero un benvenuto nella nostra giovane università, abbiamo 15 anni di vita, ma insomma molti di voi la conoscono e ha un'expertise molto significativa. In fondo nasce tutto da un PRIN, un progetto di ricerca universitario finanziato dal MIUR 2011, che ha dato vita a un bel gruppo di docenti, circa 150 professori ordinari associati ricercatori di 7 università italiane, sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumento di abbattimento delle barriere economiche, sociali e culturali. Da questo progettone sono scaturite circa un centinaio di ricerche e spesso sono ospitate dalla rivista online Diritto, Mercato e Tecnologia, dmt.it, che è consultabile open source da ciascuno di voi, c'è anche una newsletter il sabato mattina. E da quel primo è nata una piccola accademia, Italian Academy of the Internet Code, dove il code è l'algoritmo della rete, non la raccolta legislativa. Questa expertise, Anna Papa fa parte del consiglio direttivo dell'Italian Academy, è esattamente una parte dei docenti che voi ritroverete in aula. L'accademia ovviamente è prevalentemente giuridica, abbiamo anche delle convenzioni con i politecnici, e attraverso poi queste convenzioni abbiamo selezionato anche invece i docenti più legati ai saperi scientifici, che sono, come detto, necessari per comprendere a fondo questa disciplina. Davvero grazie e benvenuti. Lascio ad Anna Papa l'inizio di corso, quindi ti chiederei di accomodarti al tavolo della presidenza.